Ben ritrovati anche questa settimana a una nuova puntata di Obiettivo Agricoltura. In primo piano il Festival del giornalismo agroalimentare che si è svolto a Torino presso il Centro Congressi di Torino Incontra della Camera di Commercio. Si è parlato di tantissimi argomenti, dalla pirateria alimentare alla contraffazione alle agromafie. È stata sicuramente una 2 giorni molto intensa con tantissimi ospiti. Vediamo. La quarta edizione del Festival del giornalismo alimentare si è svolta a Torino Incontra, al Centro Congressi della Camera di Commercio di Torino. Oltre 1 migliaio gli ingressi nelle 2 giornate, con la partecipazione non solo di giornalisti e operatori delle professioni alimentari, ma anche del grande pubblico, oggi sempre più attento e desideroso di inserirsi nel dibattito che ruota attorno al cibo. L'alta affluenza di partecipanti, provenienti non soltanto dal Piemonte e da tutta Italia, ma anche dall'estero, conferma il ruolo di Torino come capitale del dibattito culturale sul cibo. Siamo molto orgogliosi del fatto che questo festival si svolga a Torino e la città di Torino è ovviamente coinvolta in tutto quello che riguarda le politiche del cibo, che significa rendere il nostro territorio attrattivo perché abbiamo eccellenze incredibili, sull'enogastronomico ci sono anche flussi turistici importanti, ma il cibo significa anche sensibilizzare, quindi prodotti e progetti come la mensa fresca, evitare gli scarti e quindi ridurre i rifiuti legati al cibo e sensibilizzare rispetto all'origine dei prodotti, perché sappiamo benissimo che comunque l'importante è sviluppare stili di vita sani e in questo c'è anche il tema del cibo. Nei 2 giorni di lavoro ci sono stati 32 panel e 130 relatori. Di seguito alcune interviste realizzate al Festival del giornalismo alimentare ai rappresentanti istituzionali, a Fabrizio Galliati, presidente Coldiretti Torino, e Giancarlo Caselli, presidente del Comitato Scientifico Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare. Entrambi hanno partecipato al convegno che aveva per titolo «Facciamo il punto sui reati alimentari». È utile ragionare sull'informazione alimentare ed è grande il contributo che possono dare i giornalisti, il cui compito è quello di raccontare bene le cose, e di approfondire gli argomenti e di considerare il giornalismo alimentare come uno strumento per far conoscere i problemi intorno al cibo, non parlare soltanto di cibo ma delle sue origini, dell'agricoltura, dell'ambiente, dell'economia che gira intorno al cibo. Sono tutte ragioni di approfondimento della situazione di una società, della condizione di una popolazione, del futuro di un paese, e quindi è utile, l'importante è saperlo fare, farlo bene, correttamente, con competenza, con approfondimento. Parlare di cibo è un divertimento, si può parlare con divertimento e con serenità anche di problemi molto molto seri, come appunto l'ambiente, come l'agricoltura e come l'economia legata a questi temi. Noi vogliamo utilizzare questa platea di giornalisti dell'agroalimentare per far conoscere la provincia di Torino sotto un'altra veste, oltre a produzione di auto e della meccanica e altre cose, Torino è anche la capitale dell'enogastronomia, così almeno vogliamo presentarla, e quindi sarà l'occasione per far conoscere ai giornalisti i nostri progetti Maestri del Gusto, 209 eccellenze dell'enogastronomia torinese, si va dalla dei produttori di aceto fino alla V di quelli del Vermouth, e poi la selezione Torino Doc delle 140 etichette dei vini della provincia di Torino. Sono aumentati nel tempo perché ne è migliorata la qualità. Nessuno conosceva Torino per il suo vino, da qualche tempo, grazie anche ad effetti mediatici come la Vigna della Regina, Torino è conosciuta anche per l'enogastronomia, e noi vogliamo farla conoscere sempre di più utilizzando appunto i giornalisti che sono qui a Torino oggi. Noi ci proponiamo insieme all'organizzazione come partner privilegiato nel fornire al mondo della comunicazione le notizie che riguardano la sicurezza alimentare e la promozione dei prodotti di qualità con una solida base scientifica. A noi piace pensare che l'Istituto Zooprofilattico è veramente un punto di riferimento per il mondo della comunicazione. Il nostro ruolo è riportare sempre alla realtà
che è costituita dal fatto che dietro ogni cibo c'è l'agricoltura, c'è il lavoro di donne, di uomini, di famiglie, di intere comunità che ogni giorno instancabilmente negli allevamenti, nelle campagne producono questi alimenti che sono per noi elemento di salute, sono elemento di salute per le persone ma anche per l'ambiente e soprattutto per questa regione hanno un'importanza vitale dal punto di vista economico perché si mischiano col turismo, col paesaggio, con tutto ciò che costituisce il pilastro portante della nostra economia. Oggi all'interno del panel che riguardava il punto della situazione sulla situazione delle agromafie, in particolare la presentazione del sesto rapporto sullo studio che fa effettuato dall'osservatorio sulla criminalità che osserva l'andamento del mercato mafioso rispettivamente al discorso del sistema agroalimentare agricolo, ecco, era a distanza di un anno, perché un anno fa ci siamo trovati ad affrontare lo stesso argomento qui dentro, cercare di capire quali potevano essere o quali sono stati gli sviluppi. Ovviamente gli sviluppi erano su due fronti, cioè quello della situazione dei reati agroalimentari, quindi il costante aumento di quello che è non solo l'entità delle frodi che avvengono nel settore agroalimentare, soprattutto dei prodotti provenienti dall'estero e dei meccanismi che generano questo sistema economico che non è assolutamente, come dire, equilibrato, con la crescita anche del volume d'affari, quindi siamo in un sistema in cui stiamo affrontando un periodo di recessione, paradossalmente invece sono i reati agroalimentari che stanno progredendo in termini economici in doppia cifra, quindi diciamo tutte risorse sottratte alla legalità e a chi lavora quotidianamente all'interno delle proprie aziende. E l'altro aspetto era legato a uno degli strumenti che nel tempo abbiamo creato e che l'osservatorio ha creato attraverso una commissione apposita di studio, che era la legge sulla riforma dei reati in materia di reati agroambientali. Ecco, questi erano i due grandi filoni. Purtroppo ci spiace constatare che siamo un po' ancora al palo, nel senso che da una parte abbiamo questo trend che continua a crescere e dall'altra parte c'è una legge che non è ancora, come dire, passata all'onore del vaglio parlamentare. Quindi abbiamo fatto uno scavalco di due legislature, ovviamente noi lavoreremo e confidiamo che, data la gravità, dati i dati che vengono sottolineati, ci possa essere da parte del governo e di tutta la parte politica un'attenzione rispetto a quelle che sono queste proposte, in modo tale da poter il prima possibile riuscire a vagliare la bontà di quelli che sono dei regolamenti che già altri paesi esterni, paesi asiatici, la Cina in testa, hanno già utilizzato come base per i loro regolamenti interni, data la bontà e la qualità del lavoro svolto. C'è assoluta necessità nel nostro paese di una radicale riforma dei reati in materia agroalimentare, perché le cose funzionino meglio di quanto oggi non accade. Oggi la normativa è talmente deficitaria che invece di frenare spinge a delinquere. È vecchia come il cucco, ancora ferma quando il problema era l'oste che mescolava un po' di acqua col vino. Oggi le contraffazioni sono estremamente più sofisticate sul piano transnazionale e gli acquisti avvengono con tutte le conseguenze, principalmente via internet. Allora ecco che il ministro Orlando nella passata legislatura aveva formato una commissione presieduta da me che aveva elaborato in brevissimo tempo, pochi mesi, un bel progetto. Nella commissione c'erano fior di professori, avvocati, giuristi in generale, operatori sociali, rappresentanti delle forze dell'ordine, bella gente che lavorando ventre a terra riesce a presentare un progetto articolato di 49 articoli l'ultimo giorno di Expo nel 2015, quindi settembre 2015. Passa un bel po' di tempo, questo progetto rimane in qualche cassetto, poi alla fine il ministro Orlando lo tira fuori, lo porta al Consiglio dei Ministri, che lo approva, ma lo approva l'ultimo giorno prima della chiusura del Parlamento e al Parlamento arriva il giorno dopo la chiusura. Una beffa, bella e buona. Vuol dire che ci sono delle resistenze, resistenze da parte di chi ha paura, teme la legalità, perché potrebbe inceppare il libero di spiegarsi dei suoi affari e vuole tutelare questi anche a scapito del bene comune, della sicurezza alimentare dei cittadini. Oggi questo progetto è stato ripresentato da alcuni parlamentari trasversalmente agli schieramenti politici, siamo qui ad aspettare se sono rose fioriranno, ma
segnali ce ne sono, ma sono segnali molto vaghi, molto, però vai a perdere la speranza. Diciamo soltanto che questa riforma è assolutamente necessaria. Noi siamo un paese civile, come il nostro non può permettersi di essere sopraffatto dal malaffare, anche nel settore agroalimentare. E a proposito di pirateria su falsi prodotti made in Italy, a Roma il vice premier Di Maio e il presidente nazionale di Coldiretti Prandini hanno parlato della blacklist di prodotti che sono a rischio, moltissimi ovviamente provengono dall'estero o sono extraeuropei, mentre pochissimi quelli nazionali che sono molto più certificati e controllati. Poi andremo sulle rive del torrente Maira nel comune di Cavallarmaggiore per un'operazione di pulizia da tronchi e alberi. Nel 2018 in Italia è scoppiato più di un allarme alimentare al giorno per un totale di 398 notifiche inviate all'Unione Europea durante l'anno. E quanto emerge da un'analisi della Coldiretti sulla base delle elaborazioni del sistema di allerta rapido divulgata a Roma in occasione della presentazione delle nuove norme sull'obbligo di indicare in etichetta l'origine di tutti gli alimenti. All'evento con il presidente della Coldiretti Ettore Prandini ha partecipato Luigi Di Maio, vice premier e ministro dello sviluppo economico. Sul totale dei 398 allarmi che si sono verificati in Italia nel 2018, solo 70 hanno riguardato prodotti con origine nazionale, 194 provenivano da altri paesi dell'Unione Europea e 134 da paesi extracomunitari. In altre parole, oltre 4 prodotti su 5 pericolosi per la sicurezza alimentare provengono dall'estero. Coldiretti ha apparecchiato la prima tavola con la blacklist dei cibi più pericolosi. L'iniziativa è stata organizzata a Roma domenica 24 febbraio nel mercato di Campagna Amica al Circo Massimo in via San Teodoro. L'obbligo dell'origine è l'unico strumento che noi abbiamo per difenderci da quelli che sono, diciamo così, gli allarmi che tutti i giorni vengono segnalati alle autorità italiane e europee, sia su quell'importazione sia sui controlli che vengono fatti anche all'interno del nostro paese, con una grande differenza però, che su 5 prodotti controllati, 4 sono di importazione, quelli che hanno problemi. Di fronte a tutto questo, l'obbligo dell'origine e l'evidenza in etichetta di quella che è la provenienza del prodotto agricolo utilizzato diventa fondamentale per spiegare ai cittadini e ai consumatori proprio le differenze che ci sono fra un prodotto e l'altro, fra un sistema produttivo e l'altro, e soprattutto una giusta battaglia di riconoscimento anche per quanto riguarda lo sfruttamento minorile, che in tanti paesi oggi viene adottato e utilizzato. È una concorrenza sleale perché va, diciamo così, drasticamente ad abbassare i costi di produzione, che tutto poi lo troviamo nel momento in cui c'è l'offerta del prodotto sulle catene della grande distribuzione. Con l'etichettatura cosa può cambiare? I consumatori saranno più tutelati? Noi oggi stiamo festeggiando una cosa che in realtà dovrebbe essere normale. Il sacrosanto diritto di un cittadino di sapere da dove proviene quell'alimento che sta comprando e i suoi principali ingredienti. È quello che in questi anni purtroppo non è stato possibile affermare nella normativa italiana, perché si temeva molto la reazione dell'Europa. Io dico, con questa legge mettiamo in sicurezza l'Italia e i consumatori italiani, e allo stesso tempo nei prossimi mesi influenzeremo la normativa europea, perché se l'Italia è capofila con la normativa più stringente che garantisce più la qualità, adesso dobbiamo influenzare tutti gli altri paesi per fare la stessa cosa. La cosa che mettiamo in chiaro oggi è che non abbiamo nessuna paura in Italia di dire nei nostri prodotti, nelle nostre eccellenze, da dove provengano gli ingredienti. Mentre se gli altri paesi hanno questi timori, ci devono dire perché. Oggi avete allestito la blacklist dei cibi più pericolosi, è vero che c'è un allarme alimentare al giorno? Sono circa 400 gli allarmi alimentari che sono comparsi in Italia nel 2018, e il dato preoccupante è che l'83% riguarda prodotti che vengono dall'estero, quindi un'attenzione particolare dobbiamo averla su un elemento fondamentale, ancora una volta è l'obbligo dell'origine in etichetta. Tra i prodotti più pericolosi che vengono dall'estero abbiamo una categoria di pesci che vengono essenzialmente dalla Spagna, ma vengono anche dalla Francia, e troviamo pesce che ha mercurio, Escherichia coli. Tra i pesci abbiamo tutti i tipi? Sicuramente troviamo sogliole, pesce spada, ma abbiamo anche
cozze, ostriche vive che vengono dalla Francia, che sono tra le prelibatezze che possiamo trovare, con Escherichia coli, e quindi il mal di pancia e qualcos'altro, insomma, possono essere allarmi importanti. Importante anche è la categoria delle carni, pollo che viene dalla Polonia, ancora una volta con Escherichia coli, dal Brasile abbiamo carne surgelata di manzo che pure può essere molto pericolosa. Ricordiamo altre categorie di prodotti, come per esempio la frutta secca, che può venire dalla Turchia, dall'Azerbaigian o da altri paesi, sempre comunque dell'est asiatico, e portano importanti quantità di aflatossine e di conseguenza molto pericolose perché sono prodotti cancerogeni. Vale oltre 100 miliardi il falso Made in Italy agroalimentare nel mondo e negli ultimi decenni è aumentato del 70%, provocando un grave danno per il nostro paese e per i nostri prodotti. Qui abbiamo una lunga carrellata di prodotti, qui per esempio abbiamo il parmesan prodotto in Russia che è risultato dell'embargo in cui la Russia ha iniziato a prodursi in casa propria il simbolo del nostro paese, quindi il parmigiano reggiano, oppure il risultato dell'accordo bilaterale con il Canada, il CETA, in cui si è ufficializzata la possibilità di utilizzare nomi italiani per prodotti che vengono appunto prodotti in quel paese. Il romano prodotto in Canada, ma anche il provoloncino. E qua c'è il pericolo dato dall'accordo col Mercosur, dove abbiamo il parmesano prodotto in Brasile, o il reggianito in Argentina, o la pomarola. Ormai il parmesano e il reggianito, che rappresentano i nostri fiori all'occhiello, il valore è sicuramente maggiore quello prodotto, quello del falso, rispetto a quello italiano. Siamo praticamente sulle rive del Maira, nel territorio di Cavallar Maggiore, proprio davanti alla nostra emittente. Da circa un mese si stanno svolgendo dei lavori molto importanti, assessore Valmaggia, e un piano complessivo di intervento, di risanamento, di messa in sicurezza che riguarda tutta la nostra regione. Sì, sono interventi sui fiumi per togliere il materiale vegetale che è stato portato lì dalle alluvioni, per ripulire dal materiale vegetale in modo da fare un'opera di prevenzione. Lo facciamo sia con i volontari nostri della Protezione Civile, con le esercitazioni, in modo che si fa prevenzione con le esercitazioni, ma anche con i nostri operai forestali. Qui sono due squadre delle nostre, degli operai forestali, che intervengono in montagna, sui sentieri, negli alvei fluviali, e qui stiamo facendo un'opera importante coordinata anche col corpo, con i forestali, con i carabinieri forestali, quindi un intervento di prevenzione fatto in modo organico. Ecco, quello che dobbiamo fare è una manutenzione costante dei nostri corsi d'acqua per fare quella prevenzione che abbiamo visto essere fondamentale, l'abbiamo visto anche nell'alluvione del 2016, ma rispetto a quello che succedeva agli anni passati diventa fondamentale per reagire rispetto a fenomeni alluvionali. I numeri sono ristretti per quanto riguarda gli operai regionali, sappiamo benissimo che comunque le finanze pubbliche non consentono, insomma, di operare con migliaia e migliaia di persone, però cercate di ottimizzare, insomma, la manovalanza, permettendo poi dei lavori anche abbastanza mirati. Sono lavori molto specializzati, vedete anche il materiale come viene trattato in modo professionale. Noi abbiamo circa 500 operai forestali in tutta la regione Piemonte, quindi è una realtà significativa. Metà sono a tempo indeterminato, quindi operano tutto l'anno anche nei vivai forestali e poi in questi interventi qui, e una metà sono a tempo determinato, quindi si raddoppia nel periodo estivo per fare gli interventi più significativi. Sono operai tutti professionalmente molto preparati, anche dotati di attrezzature anche significative, quindi fanno un lavoro, diciamo, anche fatto bene. Ecco. Che tipo di intervento vediamo qui sulle rive del Maira? Allora, su questo fiume stiamo vedendo un intervento sostanzialmente di pulizia dell'alveo, che viene fatta in corrispondenza dei ponti, delle infrastrutture, viene fatta tagliando tutto quello che c'è per circa 150 metri prima e 150 metri dopo. Nei tratti intermedi invece viene fatta una pulizia, vengono, diciamo, tagliate le piante malate, le piante rotte, le piante morte. Questo per evitare, appunto, che in caso di alluvione queste piante siano scalzate dalla loro ubicazione e portata contro i manufatti, però allo stesso tempo si tengono le piante sane di una certa importanza per far sì che rallentino comunque la corrente. E una serie di progetti in cantiere che porterà a mettere in sicurezza le principali aste fluviali del Cuneese.
Sì, abbiamo in cantiere un progetto per cui stiamo analizzando tutte le principali aste fluviali del Cuneese con i vari affluenti. Abbiamo iniziato da quattro fiumi sostanzialmente, stiamo facendo i rilievi. L'idea è quella di pulire tutti gli alvei nell'arco di 2, 3, 4 anni a seconda della lunghezza. Chiaramente riusciamo a fare un tot di chilometri all'anno, non di più, però l'idea sarebbe quella di fare una manutenzione costante. Facendo un intervento di questo tipo, diciamo che l'alveo rimane libero per una decina d'anni. Questo ci permetterebbe di arrivare nell'arco di qualche anno ad avere tutti i torrenti del Cuneese puliti e nel caso di malaugurate alluvioni, insomma, sicuramente servirebbe ad alleviare i danni. Torniamo a Torino, la Camera di Commercio ha fatto il bilancio delle imprese nel corso del 2018 con un riferimento particolare al settore agricolo e agroalimentare. Andiamo poi in Liguria per l'emergenza smog che sta danneggiando e mettendo a rischio seriamente le coltivazioni. Per l'ottavo anno consecutivo il sistema imprenditoriale torinese si contrae facendo segnare un tasso di crescita negativo. Segnali poco incoraggianti arrivano dai settori tradizionali, mentre tengono di poco i servizi alla persona, il turismo e i servizi alle imprese. Prosegue la crescita delle imprese straniere, ma si fermano quelle femminili. Sempre frammentato il tessuto imprenditoriale, per il 53,2% si tratta di imprese individuali con difficoltà di sopravvivenza a medio termine. Ancora in calo di oltre 650 unità le imprese giovanili, che ammontano a 21.005. L'unico settore in crescita è quello agricolo, dove si registra un incremento del 2,1%. È stata presentata a Palazzo Birago Torino la tradizionale indagine realizzata dalla Camera di Commercio di Torino relativa alla nati mortalità imprenditoriale in provincia di Torino sulla base dei dati delle nuove iscrizioni e cancellazioni di impresa avvenute nel 2018. Il 2018 si chiude con una netta contrazione del tessuto imprenditoriale torinese, con un totale di 220.902 imprese registrate, meno 1.557 rispetto al 2017. Il tasso di crescita è negativo, simile al valore del 2014, che era stato il peggiore degli ultimi 10 anni. Tornano a crescere le cessazioni, ma nel contempo scendono ancora, come nel 2017, le nuove iscrizioni. Tutte le aree della provincia torinese hanno registrato un tasso di crescita negativo rispetto al 2017. In netta contrazione il Canavese e la Valle di Susa, mentre solo Torino città si mantiene di poco in positivo. Si riduce ancora il settore agricolo torinese, registrando un meno 1,5%. Unica performance lievemente positiva, in linea con il trend registrato l'anno passato, è quella realizzata dalla coltivazione di ortaggi, mentre si rileva al contrario una flessione più o meno marcata in tutte le altre voci principali del settore. La situazione è una situazione complessa perché da un punto di vista dell'intraprendenza imprenditoriale le imprese non aprono, il tasso di crescita quest'anno del tessuto imprenditoriale è nuovamente negativo, meno 0,31%, e questo va a scapito soprattutto delle imprese più piccole, che sono anche le imprese che compongono la gran parte, la maggioranza del tessuto imprenditoriale, oltre il 95% del complesso. C'è qualche settore che è in particolare sofferenza? Sì, ci sono i settori tradizionali, sono i settori che soffrono di più la perdita nuove imprese, quindi costruzione, industria, commercio e agricoltura, ma sono anche i settori che sul medio e lungo periodo stanno mostrando una maggiore capacità di sopravvivenza. Per quanto riguarda i giovani, qual è la situazione? La situazione è una situazione nella quale continua a esserci un calo di nuove iniziative imprenditoriali condotte da under 35, quindi abbiamo una continua perdita, ad eccezione di ad esempio un settore come quello agricolo, che un po' in quello che è definito un ritorno alla terra e all'attività più tradizionali, invece continua ad attrarre imprenditoria giovanile. A fronte di questi numeri, quali sono le riflessioni per il futuro che avete fatto?
Ma le riflessioni riguardano appunto un po' tutta quella branca di nuovi servizi, sia servizi avanzati, sia welfare integrativo, che è la parte che è più dinamica e sulla quale si possono probabilmente anche orientare i nuovi giovani, quindi i giovani che hanno una qualifica anche di tipo professionale, che possono magari avviare attività sotto questo cappello, e poi sviluppare il consolidamento appunto della parte di imprenditoria più tradizionale. C'è qualche cosa da dire per quanto riguarda gli stranieri? Sono la componente più dinamica. Negli ultimi 10 anni le posizioni imprenditoriali a capo di stranieri sono aumentate del 25%, quindi è sicuramente una risorsa e anche un impatto economico e occupazionale molto importante sul territorio. Presidente, allora, dati non molto incoraggianti. Purtroppo no, la cosa che è triste è che da parecchi anni che stiamo andando, diciamo, sempre peggio. Questo è il termometro di una situazione che sta cambiando, quindi è un cambio radicale, e noi stiamo cercando di lavorare per offrire e dare nuove opportunità ai nuovi settori, proprio per cercare di far sì che l'economia cambia un po' il trend. Ma il dato che preoccupa di più è il fatto che i giovani abbiano poca voglia di fare impresa e poi che diciamo che ci siano dei settori tradizionali che continuano ad andare giù, quindi pensiamo al commercio che sta continuando a soffrire. Questa è una cosa che trovo che sia preoccupante, quindi se i giovani, che poi il commercio non vada avanti e quindi in qualche maniera non si riesca più a trovare una forma alternativa al commercio. Noi dobbiamo continuare a lavorare sul tema del manifatturiero, quindi spingere su manifatturiero 4.0, il digitale, tutto questo, quindi questa rivoluzione per noi è molto importante. Dobbiamo farlo anche su altri temi come possono essere sull'impresa del sociale. Noi crediamo molto in questi progetti perché pensiamo che di qui possa nascere una buona opportunità anche per pensare al problema del prezzo del territorio, perché meno imprese vuol dire meno prezzo del territorio, ed è questo il fattore che a noi preoccupa di più. Ci sono dati positivi per le imprese di stranieri? Sì, esatto, questo è un dato positivo perché abbiamo le imprese in mano agli stranieri, che sono quelle che stanno crescendo, quindi questo è un dato che noi riteniamo debba essere sempre più incoraggiato, e quindi la paura dello sconosciuto e quindi la paura delle persone, della nuova linfa che può arrivare, credo che sia sbagliata, e noi dobbiamo cercare di avere sempre più integrazione sul nostro territorio. Le nostre riflessioni sono che noi vorremmo spingere sempre più sul tema del manifatturiero con tutto il tema del digitale, vorremmo farlo con il tema dell'impresa a impatto sociale, che speriamo possano aiutare ad avere un presidio del territorio. A favorire lo smog nelle città è l'effetto combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi, che nel capoluogo ligure scendono addirittura al 6,3 metro quadri a persona contro la media nazionale di 31 metri quadri per abitante. La manovra del bonus verde può facilitare la risalita anche della città di Genova nella classifica delle città verdi. Lo rende noto Coldiretti Liguria su rielaborazione dati Istat di fronte all'evidente cambiamento del clima in atto in molte regioni d'Italia, dove non si può continuare a rincorrere le emergenze, ma è necessario intervenire in modo strutturale favorendo la diffusione del verde pubblico e privato, che concorre a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi. Misure restrittive per controllare il traffico e la speranza nell'arrivo delle piogge sono soltanto dei palliativi che non possono garantire una soluzione a lungo termine. Al contrario, favorire la diffusione del verde faciliterebbe la pulizia dell'aria dalle sostanze nocive per la salute. Le piante concorrono a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi, dal momento che un albero adulto è capace di catturare dall'aria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili, e quindi si può stimare che in un anno, con un ettaro di alberi, si possono eliminare circa 20 kg di smog. Inoltre, una pianta adulta traspira fino a 450 litri di acqua al giorno, e questo, assieme all'ombreggiamento, favorisce l'abbassamento della temperatura dell'area circostante. Non è un problema del solo capoluogo regionale, affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Bueri e il delegato confederale Bruno Rivarossa, ma di tutte quelle città dove scarseggiano le aree dedicate al verde pubblico, con carenze di quei piccoli polmoni cittadini che garantiscano un mantenimento delle polveri sottili sotto i livelli critici.
Il verde urbano non deve essere visto solo come una scelta estetica per abbellire un quartiere, ma come una scelta strategica per migliorare la qualità della vita pensando al benessere e alla salute di tutti. La vivibilità di una città e la qualità della vita che ne deriva dipendono necessariamente anche dalla salubrità dell'aria. In questo contesto è stata positiva l'introduzione in manovra del bonus verde, con detrazioni del 36% per la cura del verde privato, quali terrazzi e giardini, anche condominiali. È uno strumento utile a ridurre l'impatto degli inquinanti nelle città e offre un importante sostegno al settore florovivaistico ligure, settore cardine dell'economia regionale, che può fornire, grazie ai suoi produttori, le piante necessarie e ripulire così le nostre città. La formazione è una componente essenziale della crescita e della competitività delle aziende agricole. Lo sa bene il movimento Donne Impresa di Coldiretti Cuneo, che ha promosso due nuovi corsi a Saluzzo e Fossano organizzati dall'ente formativo di Coldiretti in IPA Nord-Ovest. Al centro dei percorsi formativi la digitalizzazione dei processi aziendali e le opportunità di promozione che offre il web, perché dalla fatturazione elettronica all'e-commerce le aziende agricole possano sfruttare al meglio gli strumenti che l'informatica e internet mettono a disposizione. Vediamo. Coldiretti Cuneo dimostra di puntare sempre più sulla formazione, questa volta con Donne Impresa. Sì, questa volta con Donne Impresa. La formazione è un qualcosa di importantissimo per quanto riguarda le aziende agricole, in generale tutte le aziende e il contesto in cui viviamo. Proprio per questo contesto noi facciamo tutti gli anni una rivisitazione dei bisogni più urgenti, quello che le aziende hanno piacere, hanno bisogno di apprendere, e sulla base di questa indagine dei fabbisogni che facciamo, formativi, abbiamo individuato uno dei tronconi, riguarda sicuramente l'informatica. L'informatica oggi, tra doveri di legge, impegni quindi a cui non ci si può sottrarre, e anche sviluppo dell'azienda agricola, quindi marketing, il fatto di farsi conoscere, di allacciare rapporti e quant'altro, per questi due aspetti, entrambi che si coniugano a seconda dei momenti di vita aziendale, è diventata importantissima. E le aziende ne comprendono la necessità e sono disponibili, soprattutto anche le aziende più giovani, a essere veramente all'altezza della situazione su questi aspetti, perché comprendono che il futuro della loro azienda dipende da tanti fattori, ma dipende anche da saper usare in modo idoneo l'informatica. E per questo abbiamo dato vita a alcuni corsi, alcuni riguardano le imprenditrici agricole che hanno risposto con entusiasmo. C'è l'avvio di questi due corsi che mi risultano essere partiti in modo molto efficace, e quindi ci auguriamo, dopo questo primo step, di averne altri a disposizione per far sì di portare le nostre aziende veramente a un livello ottimale nell'uso di queste attrezzature. Digitalizzazione quindi sempre più al centro e sempre più al servizio delle aziende agricole? Indubbiamente. Primo, in quanto imprese, quindi tutte le imprese credo che guardano al domani, hanno necessità di essere, diciamo, adeguate sotto il profilo dell'informatica e quindi del conoscerla. In secondo luogo, le aziende, la produzione agricola, le tipicità, l'unicità di alcuni prodotti, il contesto dove vengono coltivati, dove vengono prodotti, come vengono trasformati tra tradizione e innovazione, hanno, diciamo, nello strumento informatico una possibilità enorme di far conoscere determinati aspetti, stando in azienda, a un grandissimo pubblico. E queste le aziende lo stanno percependo e credo che giustamente vivono le opportunità del momento. Siamo con Rosa Banchio, la promotrice del corso di informatica applicata alla gestione dell'azienda agricola. Come è nata l'idea di proporre un corso di questo tipo? In collaborazione con, appunto, il coordinamento di Donne Impresa, e siamo riusciti a organizzare proprio per l'esigenza che c'è oggigiorno nelle aziende, sempre più informatiche, sempre più tecnologiche, quindi noi forse non più così giovani fatichiamo un po', e allora così è nata questa idea. Quindi la formazione al servizio dell'imprenditoria femminile e non soltanto in agricoltura, e informatica che davvero può dare una mano alle imprenditrici agricole di oggi e di domani. Certo, perché proprio per sapere qualcosa in più in questo
mondo così forse un po' astratto per noi, però comunque essenziale nelle aziende. Ormai è tutto tecnologico, tutto partendo dalle, ormai anche dalla fattura elettronica, a qualsiasi cosa, pagamenti, bonifici e tutto, ormai si fa tutto col computer, quindi è nata un po' questa esigenza sul territorio, essendo così a contatto con molte donne, con molte aziende, l'importanza della, comunque di essere portavoce, ecco, come donna impresa nel mio paese, e poi la voce si è allargata. Quindi da una promozione che è partita da una delle donne aderenti al movimento Donna Impresa, in IPA Nord-Ovest è arrivato a organizzare questo corso e coinvolgere un gran numero di imprenditrici. Sì, sì. Penso che sia importante questo corso di informatica proprio perché il mondo ci ha portati qui. Però ritengo ancora molto importante la figura della persona, comunque dei referenti, per essere in contatto veramente umano con le persone. È qui che nascono le idee, è qui che ci portano poi a formarci. Ecco. Però se non c'è prima una collaborazione tra di noi, non si arriva qui. Rimaniamo nel Cuneese, le valli del Cuneese vantano prodotti agricoli e razze animali di grandissimo pregio, indissolubilmente legati al territorio e ad antiche tradizioni locali. E questa è la biodiversità che Campagna Amica Coldiretti si impegna ogni giorno a salvaguardare attraverso il censimento dei cosiddetti sigilli, cioè prodotti e razze animali strappati all'estinzione nel corso dei decenni, che insieme compongono un patrimonio unico e inestimabile. Scopriamo la pecora garessina, un vero e proprio baluardo di biodiversità. Vediamo. Siamo con Paolo Sappa Garessio in una realtà agricola multifunzionale ad indirizzo zootecnico e orticolo, la cui peculiarità è l'allevamento di una razza molto particolare di pecora, la pecora garessina. Quali sono le caratteristiche di questa pecora? Noi, oltre ad avere i bovini, abbiamo anche queste pecore. È un'antica razza che prende il nome proprio dal nostro comune, infatti per quello si chiama garessina. È una razza che ha origine dall'incrocio delle diverse razze che dalla Francia pascolavano sui nostri monti con le nostre pecore langhette, e di lì è nato questo animale, che è di taglia più contenuta, che si adatta ai nostri territori, ed è una pecora che ha fatto un po' la storia della salvaguardia dei nostri territori, lo dobbiamo un po' anche a questo animale. Nei primi dopoguerra è stato l'animale che tutte le cascine avevano, perché era facile da gestire, richiedeva poco impegno, era molto meno costoso rispetto ai bovini, e quindi ci siamo impuntati un po' io e mio fratello, abbiamo deciso di raccogliere tutti gli esemplari che c'erano ancora in giro, e adesso siamo arrivati a 45-46 esemplari, che sono gli unici che sono rimasti in Italia iscritti al libro genealogico. Quindi da animali che popolavano tutte le cascine siamo arrivati ad una quarantina di esemplari che solo la vostra azienda ha. Esatto. E di lì speriamo che qualche giovane si appassioni, che abbia voglia di prendere qualche agnella, in modo da creare più nuclei sul territorio e cercare di espanderle di nuovo il più possibile. Avete scelto una strada in salita, evidentemente, trattandosi di una razza in via di estinzione. Perché questa scelta? No. Abbiamo fatto questa scelta innanzitutto per passione, innanzitutto perché erano le pecore dei nostri nonni, quindi eravamo legati a dei ricordi dell'infanzia, e abbiamo deciso di raggruppare le poche che erano rimaste, che erano poco più di 20. Di lì, piano piano, anche con l'aiuto di Coldiretti, siamo riusciti a selezionare qualche agnella, da avere di nuovo dei capostipiti per la razza e cercare di salvaguardarla. È un animale che si presta benissimo alle nostre zone, ha una lana che è filabile, che è utilizzabile per fare parecchie cose. Hanno una carne che è spettacolare, magrissima, ha pochissimo grasso, quindi è molto apprezzata. Quella delle pecore garessine è un chiaro esempio di salvaguardia della biodiversità del nostro territorio. Che cos'è secondo te la biodiversità e come si tutela in concreto? Un mix di cultura, è un mix di patrimonio genetico, che se dovessimo perdere queste razze nessuno potrebbe mai restituircelo, e quindi per noi la biodiversità nel nostro caso è questa, cioè riuscire a salvaguardare una razza che è tipica del territorio, che ha fatto la storia in qualche modo, ha contribuito a fare la storia dei nostri territori, e cercare di riportarla a numeri un pochettino più consistenti per noi è il nostro obiettivo.
Bene, complimenti quindi alla vostra azienda, al vostro coraggio, che è anche un po' sintetizzato da quelli che Campagne Amiche Coldiretti hanno inserito nell'Atlante dei sigilli della biodiversità. La pecora garessina è un vero esempio in questo senso. Assolutamente, credo che Coldiretti e Campagne Amiche abbiano fatto un lavorone selezionando questi prodotti, che sono poi alla fine il fiore all'occhiello dei nostri territori. In tutta Italia abbiamo degli esempi. Penso che sia stato un lavorone, che sia un lavoro da continuare a far crescere e da portare avanti. Siamo ora con la signora Sandra che fila la lana di pecore garessine che abbiamo visto poco fa. Quando è nata questa passione? È nata praticamente a 5-6 anni, quando ero ancora bambina, che vedevo mia nonna e mia mamma filare e sembrava una cosa bella. Ho imparato da lì, ho imparato da mia mamma e da mia nonna, anche se quell'epoca si filava per necessità, per confezionare calze, maglie, indumenti. E ho imparato anche a fare le calze, a fare le maglie. Ho continuato sempre. Adesso filo solamente più per passione, non la uso più la lana, però mi continua sempre a piacere questo mestiere di filare la lana. Oltre alla passione però c'è anche l'utilità. L'utilità senz'altro, perché sempre le calze, le maglie fatte di lana, di pecora, sono utili e servono ancora adesso, anche se ci sono tante altre fibre, ma quelle sono sempre le migliori. E trova che la lana di pecora garessina abbia una qualità in più rispetto alle lane tradizionali? Senz'altro, perché infeltrisce meno, è più facile da filare e rende di più, diciamo. Oggi assistiamo ad una rinascita, ad una riscoperta delle antiche abilità. Crede che abbia futuro la filatura della lana? Speriamo, solo che non si conosce più, mi sa. Bisognerebbe un mestiere, una pratica che bisognerebbe far conoscere. Quindi facciamo un appello, lei si candida in questa avventura. Insegnare, se qualcuno vuole imparare a filare e a fare le calze. E ora parliamo del 2019, che si configura come l'anno del dolcetto, il tipico vino piemontese da tavola che comunque può vantare 3 DOCG e diverse DOC. E poi un piano lupi, la regione caldeggia nuovamente un intervento da parte dello Stato per risolvere questa emergenza. Regione Piemonte, consorzi di tutela, enoteche regionali e botteghe del vino insieme per promuovere il dolcetto tra le eccellenze vitivinicole piemontesi. Il vino tradizionale della tavola piemontese dal colore rosso rubino si presenta con 3 DOCG e 9 DOC, le cui prime denominazioni di origine sono state certificate nel 1972. Le diverse declinazioni del dolcetto si caratterizzano per il vitigno storico e l'area di produzione che si estende tra le Langhe, il Monferrato, il Torinese, dalle terre collinari delle produzioni piemontesi nelle aree vocate del Cuneese Astigiano, ai vitigni tra Ovada e Acqui Terme fino al Pinerolese in provincia di Torino, passando da vitigni convenzionali collinari a quelli definiti eroici, con le coltivazioni a terrazzamenti in aree più impervie. Nel 2018 gli ettari coltivati a dolcetto in Piemonte sono stati oltre 3.800 per la produzione delle 12 denominazioni di origine. Per comunicare l'anno del dolcetto, la Regione Piemonte ha realizzato l'etichetta con l'immagine grafica Emoji Partner 2018 ideata dall'artista Simone Monsi. L'etichetta è un omaggio alla cultura vitivinicola piemontese. In essa sono riportati 13 simboli stilizzati che evocano sapienza imprenditoriale e amore per i prodotti del territorio, ma anche divertimento, passione e gioia di condividere le proprie eccellenze con il resto del mondo. Un'immagine coordinata che consorzi e produttori potranno utilizzare in occasione di saloni internazionali, fiere, eventi per identificare il dolcetto vino prodotto in Piemonte. Quali sono le caratteristiche peculiari di questo vitigno? Il dolcetto è un vitigno che ha una maturazione precoce. E anzi, questa è una delle ragioni per cui soprattutto nel passato, si è diffuso anche a altitudini abbastanza elevate. Quindi era gradito dove altri vitigni come il Nebbiolo e il Barbera, che sono tardivi o medio tardivi, non riuscivano a maturare. E poi è un vitigno produttivo, è un vitigno che dà un vino con un colore intenso e questo non spiaceva. Se pensiamo al passato, veniva spesso usato nei tagli per dare colore ad altri vini.
E poi un vitigno così gradevole al palato, cioè anzi il vino che se ne ottiene è gradevole al palato, non ha mai grosse asprezze, è un vino con un'acidità abbastanza contenuta e credo ha delle caratteristiche di piacevolezza, ecco, di gradevolezza. 2019, anno del dolcetto, che cosa significa? Significa che diamo visibilità a questo vitigno straordinario che è in tutto il Piemonte, 12 denominazioni di origine tra DOC e DOCG ed è un potenziale enorme, quasi 4.000 ettari che abbiamo un po' dimenticato in questi anni. Dobbiamo, in realtà i produttori ci hanno lavorato, hanno qualificato tantissimo questo prodotto e è giusto che torniamo a dare un po' di visibilità. Intanto con degli eventi, questo è uno di questi eventi, con un'immagine anche da riprendere un po' rispetto anche al mercato locale, perché il dolcetto è sempre stato molto presente sulle tavole dei piemontesi e soprattutto utilizzandolo anche in eventi di rilevanza internazionale. Non sarebbe il Piemonte vitivinicolo senza questo vitigno dolcetto, ma soprattutto è una grande possibilità perché amplia il ventaglio dei vitigni autoctoni e il dolcetto è il vino dei piemontesi insieme alla Barbera, ad altri vini, ma è un vino assolutamente da riscoprire in molte tipologie, cioè può essere un vino come dire, da accompagnare a tutto pasto, si possono fare dei vini diciamo anche molto importanti per i mercati internazionali, quindi il dolcetto è per tutti. Il dolcetto è un vitigno autoctono presente nella nostra regione in diverse areali con anche delle denominazioni abbastanza importanti, dal Cuneese con il dolcetto di Dogliani, di Diano, Alba, il dolcetto d'Asti, poi arriviamo anche nell'Alessandrino, Ovada, quindi un vitigno assolutamente autoctono che ha avuto dei momenti forse migliori di quello che sta vivendo oggi. In quanto autoctono probabilmente anche da rivalutare, da considerare in modo positivo. Vitivinicoltura in questo momento sta vivendo un momento abbastanza interessante, nel senso che abbiamo parecchie referenze che stanno andando anche abbastanza bene, purtroppo ci sono ancora dei settori dove ci sono delle serie difficoltà legate forse non tanto al prodotto di per sé quanto alla promozione, alla valorizzazione di queste denominazioni. Per il resto è un mercato che si sta espandendo proprio anche per la globalizzazione, quindi in questo momento noi abbiamo delle denominazioni, quindi dei prodotti con un valore aggiunto che ci sono riconosciuti e per qualità e per, proprio per il fatto che sono denominazioni di origine controllate, spesso anche controllate e garantite, quindi abbiamo delle peculiarità che vengono riconosciute a livello mondiale. Con l'apertura di diversi mercati riusciamo anche appunto ad avere dei risultati abbastanza interessanti in tanti areali del mondo e quindi ancora una volta viene dimostrata che la professionalità, la qualità, il giusto lavoro dalla promozione possono dare dei risultati interessanti. Da sempre Coldiretti combatte contro la burocrazia inutile. Sì, burocrazia che purtroppo in questo settore è ancora molto importante, quindi è vero che con i registri dematerializzati un primo passo è stato fatto, credo che ci sia ancora un pezzo di strada da fare. Altra cosa molto importante, forse più riferita alla domanda di prima, è la valorizzazione dei nostri prodotti, delle nostre denominazioni che sono quelle che poi alla fine danno reddito alle nostre aziende e qui purtroppo abbiamo ancora troppo spesso con la mancanza di etichettatura e con la mancanza dell'origine reale del prodotto vino, prodotto base, diciamo che potremmo ancora fare della strada per ottenere dei migliori risultati per la nostra vitivinicoltura. Cultura italiana in generale, piemontese nello specifico. La
La presenza di lupi sul territorio piemontese sta portando gli allevatori, ma anche i cittadini di alcuni centri abitati, a temere per la propria incolumità oltre che per quella delle greggi. La gestione del lupo rientra tra le politiche ambientali di diretta ed esclusiva competenza dello Stato. Le regioni italiane avevano dato un sostanziale contributo al Ministero dell'Ambiente nella redazione del Piano Nazionale di Conservazione e Gestione del Lupo, chiedendo che, da un lato, il predatore potesse essere tutelato nel suo habitat naturale, dall'altro, misure di sostegno per gli agricoltori e la popolazione di montagna, fino allo strumento ultimo che prevede piani di contenimento. Il Comitato per le Politiche Agricole, che rappresenta tutti gli assessori regionali, ha richiesto in modo unanime all'attuale governo di farsi carico della gestione di una situazione che altrimenti rischia di compromettere l'attività degli allevatori. Nei giorni scorsi la Regione Piemonte ha sollecitato il governo a fornire indicazioni chiare sulle azioni da mettere in campo per proteggere le persone e le greggi, approvando il Piano Nazionale di Conservazione e Gestione del Lupo. Sono ormai diversi mesi che tutti gli assessori all'agricoltura a livello nazionale sollecitano il governo perché abbia la consapevolezza anche la gestione di questo fenomeno della presenza del lupo, che è tornato importante numericamente anche nel nostro territorio. Ormai le predazioni sono all'ordine del giorno, i pastori e coloro che allevano animali sono esasperati, compreso il fatto che gli attacchi agli animali domestici, penso a cani che sono stati predati nelle aziende, è diventato anche questo un problema molto serio. Noi assistiamo anche in alcuni casi, leggiamo sugli organi di stampa, che sta iniziando il fai da te, cioè l'utilizzo di sistemi cui noi abbiamo una grande contrarietà, tipo esche avvelenate, tipo trappole. Non può essere questa la soluzione a questo fenomeno. Abbiamo bisogno di un approccio scientifico, abbiamo bisogno che il Ministero, che ha la competenza esclusiva su questo tema, provveda a un piano per la gestione, per la prevenzione dei danni ed infine, se non ci sono altre soluzioni, anche per il contenimento di questa specie. Anche quest'anno la ditta Crosetto vuole stupire, se possibile, ancora i propri clienti con la gamma per il 2019. Quest'anno, come sempre, per la Fiera di Savigliano presenteremo la nuova gamma che vogliamo offrire alla nostra clientela, legata soprattutto alle nuove normative europee e alla Mother Regulation. Quindi il nuovo rimorchio a quattro assi, il nuovo pianale a quattro assi, insieme con i damper, i rimorchi spandiletame e il carro botte a quattro asse, vanno a completare l'intera gamma delle nuove omologazioni. Nuove omologazioni che, abbinati a trattori con Mother Regulation, permettono velocità superiori, permettono portate finalmente superiori a quelle che lo erano fino ad ora, e i nuovi concetti di omologazione prevedono assali, sistemi di frenature e telai completamente rivisti. Non va dimenticata tra le macchine che saranno esposte in Fiera Savigliano sicuramente la linea spandiletami e la linea carribotte. Avremo lo spandiletame anche qui con le nuove normative Mother Regulation, con assali e sistemi di sospensione completamente rivisti e con un nuovo concetto di spandimento posteriore. La linea dei carribotte attraverso i quattro assi e i tre assi esposti alla fiera, ma soprattutto collegate con loro i nuovi sistemi di interramento posteriori, che sono pronti per rispondere alle sfide che avremo dal 2021 in avanti e che quindi vogliamo offrire a tutti i nostri nuovi clienti. Insieme alla produzione quindi più classica, abbiniamo come sempre in Fiera Savigliano tutto quello che è l'alimentazione del bestiame e quindi i carri miscelatori che proponiamo alla nostra clientela. Sarà presente la serie Citrex AGM con il Virage, unica macchina sul mercato con lo scarico anteriore di fronte alla cabina reclinabile, piuttosto che la linea semoventi e trainati con i lanciapaglia della ditta Zago, che da un po' di anni abbiamo l'onore di rappresentare in Piemonte e che ci sta dando anche qui grandi successi, legato ad un nuovo sistema di miscelazione che permette sicuramente di ottenere ottimi risultati nell'alimentazione del bestiame.
Quindi vi aspettiamo in Fiera Savigliano, vi aspettiamo numerosi, sperando di potervi far vedere quella che la nostra ditta vuole proporre al pubblico per l'annata 2019, cercando come sempre di porre massima attenzione a quella che è la qualità delle nostre macchine e la sicurezza che da sempre contraddistingue la nostra ditta e contraddistingue i prodotti che noi vogliamo offrire a tutti i nostri clienti. Spazio agli eventi e alle manifestazioni, conferenza stampa ufficiale di presentazione della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano nel ridotto del Teatro Milanollo, poi un'intervista all'assessore competente Surra sulla Fiera di Primavera a Carmagnola e la presentazione del libro di Salvatore Vullo, Il Piemonte Agricolo. 60.000 visitatori, 49.000 metri quadri per l'esposizione, 850 stand. Sono questi alcuni dei numeri della 38esima edizione della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola in calendario dal 14 al 17 marzo nell'area fieristica di Borgo Marene a Savigliano, presentata ufficialmente nel ridotto dello storico teatro Milanollo, nel centro della città. I macchinari agricoli utilizzabili nelle specifiche realtà della pianura, della collina e della montagna saranno esposti nella kermesse a cura della Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano, che ha pure assunto la nuova denominazione per snellire e agevolare l'organizzazione dell'evento. Tra i temi al centro dell'edizione di quest'anno, l'agricoltura di precisione. Nel padiglione coperto di circa 1000 metri quadri sarà allestita la sezione Ecotech, dove saranno protagoniste le energie rinnovabili, l'efficienza energetica e le soluzioni ecologiche. Adiacente all'area Ecotech si troverà il padiglione Agrimedia. Confermato dopo il successo riscosso nella scorsa edizione, il contenitore multimediale ospiterà numerosi incontri sui temi più attuali per il settore e di maggior interesse per il pubblico. 38esima edizione della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano è l'appuntamento più importante in assoluto per il settore della meccanica agricola, che ha avuto nell'innovazione sicuramente un grandissimo sprint negli ultimi anni. Savigliano capitale in questo senso, tante novità anche quest'anno senza snaturarne l'essenza. Assolutamente sì, anche quest'anno la fiera si presenta al suo pubblico rinnovandosi nel progetto attraverso l'idea condivisa della nuova fondazione di valorizzare lo spazio espositivo di questa fiera proponendo prodotti e servizi sempre più all'avanguardia e quindi riscrivendo un pochino le regole attraverso cui la fiera dà accesso ai propri espositori. Tutto questo per valorizzare ulteriormente un prodotto che sin qui ha dato dei buoni risultati e per il quale sappiamo bene essere necessario continuare a introdurre un'innovazione, perché il pubblico a cui si rivolge la fiera è un pubblico che evolve, è un pubblico che sta affrontando tematiche fondamentali e vorremmo poter essere un punto di riferimento per soluzioni ai problemi fondamentali. Giulio Ambrogio, sindaco di Savigliano, sicuramente la Fiera della Meccanizzazione Agricola è il principale evento savigliano. Dal punto di vista economico voi puntate tutto su questo evento? Sì, puntiamo molto su questo evento, però la nostra ambizione è quella di contornarlo con altri eventi. A maggio ci sarà Quintessenza, stiamo già pensando di mettere in piedi un altro evento per l'autunno che sostituisca il periodo quando non c'è la festa del pane, che è biennale. E quindi diciamo la meccanizzazione agricola è la sorta della regina contornata da tutta una serie di altre manifestazioni che un po' alla volta cerchiamo di valorizzare quelle che ci sono già e di metterne di nuove. Tra l'altro avete blindato tra virgolette anche i marchi delle varie feste, insomma i nomi delle feste che restino impressi nell'immaginario collettivo come manifestazioni savigliano. Sì, noi come comune, il comune è proprietario dei marchi, come comune li facciamo, stiamo facendo la pratica burocratica per farli registrare di modo che nessuno ce li possa portare via, ecco, e in questo modo pensiamo di valorizzare sempre di più la nostra città e il nostro territorio. Sabato 9 e domenica 10 marzo, possiamo dire Surra che siamo tutti invitati ovviamente a Carmagnola per la 555esima edizione della Fiera di Primavera, un appuntamento possiamo dire storico. Sicuramente è storico, ma direi che una delle attrattive della nostra fiera è che si rivolge a un pubblico ampio. Perché questo? Perché c'è la parte diciamo più prettamente professionale, quindi la parte riservata all'agricoltura con i macchinari, le attrezzature, le rassegne zootecniche sia della razza frisona che della razza piemontese, questo concentrato attorno al foro boario, mentre invece nelle altre piazze, nelle vie limitrofe della città ci sarà l'edizione del mercantico con oltre 300 bancarelle e il grande mercato ambulante con altrettante, quindi con altre 300 bancarelle. Questo offerto
unita con l'offerta del commercio fisso carmagnolese, con la possibilità di degustare degli ottimi piatti presso i bar e i ristoranti, sicuramente offre un'attrattiva molto forte per coloro che vengono a visitarci appunto il 9 e il 10 marzo, non prettamente il pubblico classico da fiera agricola, diciamo, per i professionali, ma anche coloro che hanno piacere di passare mezza giornata nella nostra città. Tra l'altro sono aperti anche i musei, il tempo quest'anno promette sole, per cui vi aspettiamo veramente numerosi a Carmagnola. Entriamo nel dettaglio, abbiamo detto sabato 9, domenica 10, dunque sabato mattina tutti da voi per vedere che cosa? Allora, sabato mattina è già presente tutta la parte dedicata all'agricoltura, anzi arrivano già addirittura il venerdì pomeriggio, difatti coloro che vogliono osservare la fiera con attenzione vengono già a farsi un giro il venerdì sera perché è il momento un po' più calmo. Da sabato appunto c'è la presenza nelle piazze attigue al Foro Boario dei macchinari e delle attrezzature, tra l'altro saranno premiate le macchine innovative domenica pomeriggio. Poi la grossa novità di quest'anno legata all'agricoltura è che con la conclusione dei lavori nel nostro Foro Boario riusciamo finalmente a rimettere insieme la mostra sia della razza bovina piemontese che di quella frisona. Nelle ultime due annate, proprio per i lavori, non siamo riusciti a ospitarle in contemporanea. Tra l'altro si tratta della 40ª rassegna zootecnica provinciale, quindi era giusto che si riuscisse di nuovo a rimettere insieme. Cosa abbiamo fatto? Innanzitutto grazie alla collaborazione degli amici dell'ARAP e con uno sforzo, diciamo, anche economico importante da parte dell'amministrazione, andremo a montare una tensostruttura praticamente parallela alla tettoia esistente, così riusciamo a ospitarli in contemporanea. Legato alla zootecnia ci sarà anche un'altra novità: la domenica mattina i tecnici della cooperativa Co & Co faranno un'asta del vitellino di razza piemontese, quindi anche un aspetto, come dire, interessante, no? Perché l'asta naturalmente a crescere con i rilanci, per cui anche una parte, se vogliamo, di spettacolo unita a questa splendida razza che rappresenta i nostri territori. Sicuramente Surra, un fine settimana intenso, una due giorni intensa per tutta la famiglia. Sicuramente, perché comunque oltre all'aspetto che dicevo prima legato prettamente, diciamo, a chi vive intorno al mondo dell'agricoltura, sempre nel nuovo padiglione del nostro Foro Boario sarà ospitata la seconda edizione del Salone dei Prodotti Agroalimentari, quindi saranno ospite alcune aziende del territorio, proprio aziende agroalimentari, e tante aziende agricole che trasformano, fanno la vendita diretta. Avremo anche piacevolmente la presenza di tre istituti agrari che gravitano intorno alla nostra città, che sono l'Ubertini di Carmagnola, l'Istituto Salesiano di Lombriasco e l'Istituto Lattiero Caseario di Moretta, che faranno delle prove, porteranno delle dimostrazioni, per cui anche chi i bambini più piccoli potrà vedere le prove di caseificazione. Insomma, sicuramente un momento per tutta la famiglia, come dicevi tu giustamente prima. E la storia vincente del recupero della dignità e della conquista della visibilità da parte di un intero territorio, quella che Salvatore Vull racconta nel libro Il Piemonte Agricolo tra memoria e futuro, presentato nei giorni scorsi nella Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna a Torino. Il Piemonte oggi è famoso in Italia e nel mondo per le qualità della sua agricoltura e delle sue produzioni agroalimentari, grazie alla proverbiale serietà e laboriosità dei suoi produttori, all'operato delle organizzazioni economiche e professionali, delle associazioni e delle istituzioni che hanno sostenuto la crescita qualitativa del settore primario, anche con leggi e norme adeguate all'avanguardia, specie nella tutela e valorizzazione di piccoli prodotti. La difesa della qualità negli ultimi 30 anni è andata di pari passo con la tutela del paesaggio agrario e rurale, la difesa della biodiversità animale e vegetale, l'adozione di sistemi di coltivazione e produzione rispettosi dell'ambiente e del benessere degli animali d'allevamento, la diffusione di sistemi per garantire salubrità e qualità attraverso certificazioni, marchi, denominazioni. Salvatore Vullo, già funzionario dell'assessorato regionale all'agricoltura e autore di numerose pubblicazioni che approfondiscono il rapporto tra l'agricoltura e le culture locali, racconta nel suo libro La Genesi, l'evoluzione, la valorizzazione di prodotti agroalimentari che sono diventati in alcuni casi simboli e oggetti di culto, sinonimo di bontà e genuinità e delle tradizioni dei territori che li producono e li propongono. Questo libro è anche e soprattutto una storia di uomini, di personaggi che hanno fatto grande il Piemonte agricolo. Ce n'è uno che l'ha colpito in particolare. Ma uno, è difficile dirne uno, comunque sono tanti quelli che sono stati veramente protagonisti in questa grande storia di evoluzione, di valorizzazione del Piemonte agricolo e agroalimentare. Sono tanti, dal senatore De Sana ad Arnaldo Rivera, a Giacomo Bologna, a Renzo Balbo, Carlin Petrini con Slow Food,
lo stesso Paolo Massoblio con tutta la sua attività dei salotti di Papillon, di Golosaria. Ma in questo libro io ho voluto anche dare spazio, visibilità, citazione anche alle centinaia di persone che, diciamo, nell'ombra, anche in posizione un po' misconosciuta, hanno dato un grande contributo a questa grande storia. Penso, che ne so, ai presidenti delle cooperative agricole, delle cantine sociali, delle associazioni dei produttori, dei consorzi di tutela. Lei ha lavorato in regione, qui siamo nella sede della città metropolitana, gli enti locali sono stati vicini a questi personaggi? Gli enti locali sono stati particolarmente impegnati su questa, sono stati trascinatori, la regione per primo, ma poi anche tutte le altre. Massoblio, Vullo dice che il Piemonte ha una marcia in più, anche secondo te? Assolutamente, da sangue piemontese lo credo fortemente, cioè il problema del Piemonte è che questa marcia in più non la mette, non la innesca, rimane sempre in folle perché comunica poco la sua eccellenza. Abbiamo il vino più buono del mondo, questo è assodato, ma all'estero si parla del Brunello di Montalcino e non dell'altro vino che inizia per B, no? Che è la Barbera, che è il Barolo, che è il Barbaresco, eccetera. No, e quindi c'è un problema di comunicazione. Il contributo di Vullo è preziosissimo, perché dice di tutto un lavoro importante di comunicazione porta a porta che è stata fatta con le iniziative anche degli assessorati, degli assessori che si sono succeduti all'assessorato all'agricoltura. Quindi con il successo del Salone del Gusto, delle tue iniziative, non possiamo sederci sugli allori, bisogna andare avanti e cambiare forse prospettiva. Ma allora, il Salone del Gusto nasce dall'intuito di un folle che è Carlin Petrini, e Golosaria anche da follie, perché poi, come diceva il mio amico Bruno Lauzi, noi abbiamo dentro la quieta follia dei piemontesi, no? Questo guizzo, questa creatività, no? che per carità non intacca solo l'agroalimentare, intacca anche l'arte, no? L'altro giorno ero con Ugo Nespolo, cioè nomi che vanno nel mondo e sono piemontesi, fortemente piemontesi. E tutto, si chiude anche questa settimana Obiettivo Agricoltura. Vi ricordo subito dopo la sigla la consueta rubrica settimanale realizzata in collaborazione con Fedagri, Confcooperative Piemonte. Arrivederci alla prossima settimana e buon proseguimento con i nostri programmi, come sempre su Telecupola. Arrivederci alla prossima.